altro e buon divertimento. Davide Esposito, prepartita, la novità del torneo è stato Davide, gara contro il Casapocinico, la dice lunga. Allora com'è assunto questa gara? No, la affrontiamo qua un po' dimezzata, un po' degli infortuni, un po' per alcuni problemi familiari, cerchiamo di giocarci fino alla fine, loro sono rinforzati, però ci proviamo. Va bene, dai, allora buona partita. Ciao, bene, allora qui. A già faticare! Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it. But you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, cause this is Africa. Diciamo che bene. Ti piace? Sì. Mi sono trovato bene oggi a giocare con Marotta e Foti. Abbiamo una domanda per te. La tua rivincita oggi è stata addirittura giocando e con un assist. Vogliamo qualche commento? No, io... Sei stato contento? No? Sì, vabbè, sono stato più contento. Per l'assist e per la cosa personale oppure più per la partita in per la vittoria, per la vittoria. Perché oggi è importante vincere, dare un segnale dopo quella brutta sconfitta in finale. Io dico sempre ai miei primi scelte in campo, io non ho brutte qualità, cioè io sono uno che anche se ho la pancia cerco di dare tutto me stesso, ho già dato quello che ho dito e abbiamo vinto. Ultima domanda, come l'anno scorso avete vinto contro i finalisti che perdeste alla finale precedente, come lo vedi? È una cosa scaramantica o no? No, scaramantica non c'entra, ogni partita è una storia, sì, sono convinto che quest'anno faremo un grande campionato. Va bene così, grazie di tutto. Buonasera. Vai. Allora, Penta, migliore in campo, doppietta per lui. Qual è stato il primo o il secondo gol? Il secondo, perché stavo cadendo, il difensore avversario voleva entrare sulle gambe e mettere per terra, mezzo caduto mi sono rialzato, mi stavo la sud-est e ho tirato massimo. Una partita comunque senza storia, un po'. No, ci aspettavamo nervosismo però. Sì, perché loro
non l'hanno retta perché se la potevano giocare, noi ci aspettavamo infatti di giocarcela fino alla fine, invece abbiamo avuto meglio subito, già al secondo tempo si era capito, al primo tempo si era capito che avevamo la meglio. Ci saranno nuovi innesti per la prossima partita, confermate la squadra che vince che non cambia. Confermiamo la squadra che vince non cambia. Allora, partita senza storia, 8-1, buon inizio. Sì. Che ne dici? Allora? Abbiamo giocato bene, già nel secondo tempo abbiamo sofferto un po', aveva la stanchezza, però abbiamo giocato bene. Abbiamo dato tutto nel primo tempo. Che aspettative avete in questo torneo? Senza storia. L'aspettativa, non c'è problema. Siamo una delle favorite, perché siamo, diciamo, i campioni d'Italia. Allora tutti vengono è un simbolo qui di combattere, cioè, bisogna registrare qualcosa, allora qualcosina, e poi stiamo perfetti. Siamo un po' di nervosismo per la prima volta. Ma un po' di nervosismo per la prima volta. Ma facciamo una mente volte troppo la pressione. Ci sono loro innesti che hanno fatto una buona partita. Noi innesti Paolo Zaffaello, Alfredo, devo dire io, Alfredo Amuro. E c'è il nostro leader della difesa. Capitano in mezzo per la squadra. Capitano vero. Lui è capitano. Capitano organizzato. Il capitano vero della squadra. Però ha fatto una grandissima partita oggi. Come possiamo